Ciao Ticucci e ben ritrovati dal vostro Andrea Incrontuna anche quest'oggi su Pokémon Light Platinum. Dunque, siamo nella caverna che non mi ricordo come si chiama, però in questa caverna dobbiamo usare la mossa Lava Surf. Io l'ho insegnata a Magmar, che ho appunto catturato apposta per insegnare Lava Surf, perché solo i Pokémon di fuoco possono usarla, ma Growlithe no. Mi pare quasi giusto, non dico che sia giusto, ma non è. Secondo me non è affatto giusto. Dunque iniziamo malissimo subito. Oddio, ma l'Iron è tipo roccia acciaio, però Manectric, insomma, non lo so. Ah, però gli ha fatto dei buoni danni Manectric, non me lo aspettavo. Pensavo peggio. Dunque ora manda un Growlithe, un Sandshrew, quindi direi di mandare Muten. Salterò un po' di battaglie, o meglio, cioè come ho fatto anche negli scorsi video, perché comunque sia sono noiose, insomma non c'è nulla da far vedere, voglio mostrarvi più possibile evitando la parte noiosa. Ah, Torkoal, io veramente volevo catturare Monteshuem. Ah, di là c'è il livello 2. A dire il vero, io avevo combattuto contro un Montanaro prima e che aveva un Torkoal e volevo usare Torkoal, proprio cercare un Torkoal per usare Lava Surf. Ma no, perché mi è capitato Magmar, ho detto proviamo con Magmar, mi è capitato Magmar, ok, proviamo con Magmar. È andata bene. Allora, non ho repellenti, non li ho comprati perché dico vabbè, tanto che ci faccio con i repellenti? E invece mi servivano un pochino di repellenti. Potrei ancora andare a comprarli, ma non c'ho voglia. Ah, Lava Surf non può essere usata contro la direzione della corrente. Quella era una corrente, non mi sembrava. Capito, quella era corrente. Bella animazione la corrente, no? È statica. Poteva impegnarsi un pochino di più. Allora, devo andare praticamente qua. Questo però è verso della corrente. Questa lava sembra molto calda. E però è un Torkoal. Va da solo perché giustamente deve... Ah, Madosca! Ha preso un colpo! Oddio, dico, non è che si è bloccato. Wow! Dai! Oh, perfetto. Pensavo non ce la facesse Manectric. Manda l'Iron cambio subitissimo proprio senza proprio ripensamenti. Chi è che manda? Sandshrew? Ok. Machoke, addirittura Machoke. No, vorrei dire, Squirtle ha sconfitto Machamp con un bolle o bollaraggio. Io invece no. Perché? TM35, non mi serve al momento la TM35. Ma vorrei curare un attimo Manectric, perché comunque sia mi serve. È un Pokémon che mi serve, mi torna utilissimo. Monteshuem, andiamo al livello 2 del Monteshuem. Ci sono molti selvatici, la cosa mi dà un po' fastidio, ma va bene. Ah, c'è anche Rock Climb, mi ha detto questo tizio. E ancora Monteshuem, ok. Ah, velocizzo un po' il movimento perché non si può correre. Wow, oh, benissimo. Oddio, a questo punto in questa grotta dovrei trovare, in teoria, essendo una grotta con la lava e tutto il resto, dovrei trovare Pietra Focaia. Ah, qua posso correre stranamente. Questo chi è? Sei un allenatore, vero? Capisco. Anche io sono stato per molto tempo. Il mio nome è Zero. All'inizio della mia avventura come allenatore ho pensato di sapere tutto, ma ho imparato molto di più e sono cresciuto. Ho visto che ero perso in un mondo triste, dove non ci sarebbe mai stata vera pace. Le persone pensano solo ai loro desideri e distruggono tutto ciò a cui non tengono pur di raggiungere i loro obiettivi. Dopo averci pensato per anni, ho realizzato che l'unico modo per gli umani di raggiungere la pace sia usare il potere per forzarli a pensare a ciò che hanno fatto. Pensi che questo è il modo per raggiungere la pace? No. Capisco cosa tu vuoi dalla tua vita. Io penso che tutti e due dovremmo lavorare duramente per raggiungere i nostri ideali. Sì, ma tu sei pazzo. Bene.
Dunque, per il livello 3 di là, ma io vorrei vedere se effettivamente c'è una pietra focaia, perché mi piacerebbe. Burn Hill, ok, non mi interessa. Ok, andiamo di là. Dunque, quel discorso con Zero è stato interessante. Non mi è dispiaciuto, devo ammettere. Però Torkoal, allora, ecco, bravo. Metal Claw non mi ha fatto nulla. Ah, perché non ho cambiato? Pure ho letto che era Sensor. Mi piace che il gioco venga ampliato e più si va avanti più venga approfondita appunto sta cosa della lore. Perché non tutte le Hackrom hanno una lore. Invece questa sembra per il momento avercela, anche se un po' tirata. Diciamo un po' tirata per le penne, diciamo, presa proprio stiracchiata. Questo posto è caldo, ok. Si apre una porta. Tu? Questa caverna è così calda che mi sta asciugando i capelli. Mi sta seccando i capelli. Sarebbe più giusto dire asciugando, ma non avrebbe senso. Cioè, sarebbe stupido da dire, perché chi è che porca puzzona, Numel è terra. Chi è che si asciuga i capelli in una grotta? Dice, mamma, mi lavo i capelli e poi vado ad asciugarmi nella grotta, tranquilla. Slash, dovrei essere più veloce, infatti. Mai stanchi? Use poison tap attack. No. Ok. Oddio, ce l'ho 34 ancora Manectric. Ma porto al 40 Pikachu, almeno Raichu, cioè almeno arriva al 40. Ci sono molti Zubat e mi fanno paura. Amico, a te ti fanno paura gli Zubat? Ma tu sei scemo. Zubat è l'unica cosa che io non sto trovando, a dire il vero. Questo non dice niente? Wow, un fossile! Sky Fossil! Aerodactyl! Ma Aerodactyl non viene dall'Ambra? Ambra antica? Aspetta, fammici un po' riparlare. Wow, un Cubon! Cubon, perché Cubon? Cubon! Eeeh, sì, quanti? Allora... Ah no, un fossile... Sky Fossil, non mi ricordo cos'era lo Sky Fossil. Un fossile di un Pokémon antico, ovviamente. Questa è una ROM di Rubino e Zaffiro, neanche Smeraldo. Quindi non posso vedere il disegno. Se potevo vedere il disegno, almeno potevo dire, guarda, questo fossile è di tal dei tali, e quindi no, perché non è disegnato. Ok. Ehi, Zubat, ecco, è comparso Zubat. T-Shock e vai. Cosa, la Hardstone? Ma io non voglio la Hardstone. Diamante. Interessante, finalmente ho raggiunto la fine di questa caverna. Ci sei tu, Tara? Sono pronto a combattere. Questi allenatori qui erano patetici. T-Shock, non ha effetto. Buio terra? Buio terra! Non è roccia? Non è roccia. Wow, già un Electivire. E setup la light screen. E va bene, cosa? Cosa c'hai? Il mondo. Lavando giusto lui, perché almeno posso... Lava Surf, ok. Ah, Lava Surf agisce da flash. Ti fa un lampo accecante e ti ritrovi bruciato. Va bene. Vediamo un po' chi manda. Electivire. Fuffa. Dunque Electivire ha acceleratore come abilità. Non so se anche in questi giochi ce l'ha. Per restare in tema. Ma non penso. Acceleratore, aspetta. No. Sì, quella che quando viene colpito da un attacco tipo elettro ti aumenta la velocità, se non sbaglio. Diamante, ora so... ora penso che sia tempo di andare a prendere la quinta medaglia della Lega di Zeri. E se ne va così, come è arrivato. Ok, questa non mi dice niente di che. Monteshwem, detto che siamo alla fine, quindi dovremmo essere fuori ora. Percorso 411, il deserto. Questi pretzel, voglio dire, il deserto mi sta facendo... seccare la gola.
Ah, tu quindi hai Pokémon di tipo terra. Ma sarai maledetto? Allora, non so se evitare le battaglie. Perché comunque sia dovrei raggiungere la città e poi dopo curare. Cos'è? Everstone, no, non mi interessa la Everstone. Wow, come ci arrivo là dietro? Pensavo di trovare una. No, devo fare il giro lungo forse. Ok, vediamo un po' tu. Tu non latti. Tu? Questo vuole lottare. I miei Pokémon di tipo lotta. Perfetto. Posso allenare un po' Pikachu. E Raichu. Scusate, torno adesso dal montare Pokémon rosso finale di Adventure of Red. Insomma, di Adventure, il capitolo di Red. E sono ancora un po' fissato su quello. Quindi per me Raichu è Pikachu ora. Ok, questa è fatta. Hitmonlee, wow. No. Mi chiedo chi è che allena i Pokémon di tipo lotta nel deserto. Pure Lifespan c'hai? Wow. Però devo curarmi i Pokémon. Aspetta un po'. Mi sono messo la Steam Uniform perché agisce da bicicletta. Ed è utile. La cosa, diciamo, fastidiosa dello stare in mezzo all'erba, mezzo al TM37. Ma non l'ho già trovata? Ah no, una era 35, lanciafiamme, giusto. Allora, questa è un'altra allenatrice che ha vibrava. Terra, non roccia. Ma perché mi sbaglio così facile? Lo so, dico, ah, è terra, meglio che cambio. No, rimango con Raichu e perché lo faccio? Mi illudo di poterlo colpire. Non è come nell'anime. O come in Ash Gray, comunque sia che con Pikachu puoi colpire Pokémon di tipo terra. Cosa è appena successo? Un balletto. Mio Dio. Che cosa mi tocca vedere? Vorrei trovare un Jirachi per far avverare il mio desiderio. La full heal non mi interessa. Beh, ho capito, non c'è una pietra focaia. Ah, l'unico lavoro che ha fatto l'hacker su questa ROM è cambiare lo sprite dei personaggi. A dire il vero. Oltre, vabbè, a disegnare tutta quanta la regione. Che poi bisogna vedere se l'ha disegnata lui la regione. Se non l'ha fatto fare a qualche altro collaboratore. Perché io avrei. Anch'io avrei in mente una Acrom. Il problema è che non ho voglia di farla. Perché non ho tempo. Ah, sono in bicicletta. Scusatemi. Non si può salire con la bicicletta. Walk. Ma cosa? Ma pure qua sopra, cioè, non stiamo in mezzo all'erba. Non stiamo in mezzo all'erba. No, l'erba, no, l'eba. Ma guarda, compaiono a caso. E Montanaro, che Pokémon hai? Wow, lì ho visto delle casse, ma perché? Cioè, non avrebbe senso mettere le casse lì a caso. Che puzzle mi vuoi far provare? La cosa bella è che non sto missando nessuna mossa. È un grosso oggetto, ma un Pokémon dovrebbe poterlo muovere. Oh cavolo, avevo forza con quel piccoletto. Allora, c'è questo tizio che dovrebbe darmi la mossa. Ecco, HM04, l'MN04. Ho comprato un bel po' di repellenti. E ora dovrei riuscire a spostare quegli scatoloni sulla. Aspettate. Sul deserto. Ora Paracli dovrebbe imparare forza. Perché non la impara? Su quale Pokémon è stato creato Paracli? Persian? Può essere? No. Eccoci, siamo qui. Questi dovrei spostarli. Non capisco perché metterne due inutilmente, ma. Ok,
Qui c'è una tizia che sta sulle scale. Perché, signorina, lei è qui? Un Pokémon d'acqua. Sì. Mi pare di sì. Allenatore, bene, ti pareva? Ok. Wow. Chi abbiamo qui? Professoressa Jasmine. Wow, Tara, un po' che non ci vediamo. Amica e futura maestra di Pokémon. Dopo ripetute analisi di quelle antiche scritture, ho scoperto che in questo deserto... Ah, che questo è il primo di un set di tre. Primo cosa? Le mie ricerche mi hanno condotto... mi hanno indotto a credere che dovrei trovare parte di questa seconda scrittura qui nel mezzo del deserto. Gromant Desert. Riunendo le tre tavolette, forse potremo risolvere il mistero della creazione di tutti i Pokémon. Ah, quindi ora inizio a capire la lore di questo gioco, bene. E capire cos'è che sta agitando i Pokémon leggendari e che li fa combattere contro loro stessi. Questo mistero deve essere risolto più in fretta possibile perché sta mettendo il mondo in pericolo. Prendo la seconda tavoletta... porto questa seconda tavoletta al mio laboratorio a Yellowtown per continuare le mie ricerche e trovare una fine a questa storia prima che queste lotte tra leggendari distruggano il mondo. Tara, se trovi parte dell'ultima parte di questa scrittura, per favore portala al mio laboratorio immediatamente. Per ora studierò questa. Flygon usa volo. Sì, professoressa, non mi dia volo. Tanto che me ne faccio. Maledetta troia. Ah, dove si va per di qua? Ah, Gromant City. Perfetto. Ovviamente, essendo Gromant City dall'altra parte, questo è il deserto di Gromant. Sì, mi pare che abbia un qualche senso logico, ma non lo vedo. Ah, la scottatura mi riduce l'attacco fisico, però, non speciale. Allora, ma non ho repellente attivo? Oh, mo ce l'ho, bene. Avevo finito, non mi ero accorto. Tick Club, ok. Questo vuole trovare Jirachi come quell'altra bambina. Mamma mia, questo è un'altra volta lo stesso discorso di quell'altro. Wow, una città dove c'è una tempesta... Casa! Dove c'è una tempesta di sabbia. Qualcuno che mi dà qualche delucidazione. Soft sense, sabbia soffice. A quella piace guardare la TV tutto il giorno. City. Quindi dovrebbe esserci una palestra qui allora. Vediamo un po' se è superato questo ponte. Ok, c'è il lago. Perfetto, sì, c'è una palestra. Sì, sì, sì. Allora, vediamo un po' dov'è la palestra. Ma credo che... Wow, non mi dire che Ah, questo qui si possono far... come dire, revitalizzare i fossili. Wow. Le miniere di Gromant. Solo il personale autorizzato può entrare. Perché non vai a visitare il museo? Bene, Cucci, direi che per questo video è tutto. Nel prossimo andremo a visitare il museo, dove sicuramente ci sarà il capo palestra. La palestra del capo palestra e la miniera. Quindi, insomma, sicuramente dovremo andare lì. Quindi, io come in ogni video vi ricordo che in descrizione trovate il link alla pagina di Facebook e anche alla pagina di Twitter. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!